Bella a tutti raga e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi in questo video di unboxing vi mostro una bella varietà di pezzi, a mio parere, dai brand più disparati. Iniziamo innanzitutto con il drop di domani di Garment Workshop, del mio brand, che avverrà alle 18, appunto di domani, venerdì, con questa hoodie nuova, in questa nuova colorazione powder white che è tipo un panna, ovviamente double layered, bella pesante, e ovviamente ci saranno anche i restock della nera, pesa un chilo, 1100, ovviamente sempre nel tag, il richiamo tono su tono, tutto made in Italy. Abbiamo anche aggiunto una cucitura ulteriore su questi modelli all'interno degli strati del cappuccio per dargli più struttura quando uno lo indossa. Questa è la nera, fit boxy come al solito, quindi restock della nera, la panna e in più anche la sky blue, questa è perfetta per essere indossata con le University Jordan 1 dell'anno scorso, e penso anche, però non le posseggo quindi non le potevo confrontare, con le acqua delle Patta Air Max 1 uscite recentemente. Questa è la colorway sky blue. Sono molto contento come siano uscite, insomma spero che vi piaceranno anche a voi. Le droppiamo domani alle ore 18, prezzo 90 euro come sempre. Passiamo subito a queste paio Nike SB, che in realtà mi sono arrivate abbastanza tempo fa, se non le avevo mai fatte vedere. Non so perché, forse che ci ho avuto prima, sono stato a casa con l'Omicron, sono guarito, sono stato qualche giorno a Parigi per la Fashion Week, quindi non l'ho fatta e queste vedere in video. Si tratta delle Mumi, o Mami, Mami si dovrebbe dire, sì. Doppio laccio, verde fluo e insomma bianco crema, occhio di Horus dentro alla Taung, swoosh che drippa qua, melma verde, slimer potremmo dire, push in P. Tra l'altro questo non so se è un difetto, ma c'è una benda della... non l'ho mai vista in altre paia, c'è una benda delle... la mummia tra virgolette che esce fuori, non mi ricordo. E un'altra cosa figa ovviamente sono gli occhi qua dietro, che praticamente sono glow in the dark, assieme anche alla suola, che questa si illumina al buio, vi lascio una foto qua, appunto diventa verde e fosforescente. Direi che sono una bella bomba, magari non proprio tutti i giorni perché sono così tematizzate, diciamo, Halloween comunque, però insomma anche il canvas che hanno utilizzato e tutti i dettagli ricamati che compongono le varie band, anche lo sfilacciamento, insomma è una bella scarpa e sicuramente indossandola avrà ancora più un aspetto ancora più deciso e caratteristico. Anche le solette interne, tra l'altro, sono stampate con una foto di una mummia. Veramente, veramente un bel pezzo. Sono contento di essere riuscito a copparle queste. Passiamo poi a un altro capo. Questo forse avete già visto sul mio Instagram, ma non l'avevo mai fatto vedere in video su YouTube. Si tratta della giacca Spring Summer 22 in pelle aerografata di Louis Vuitton, della penultima collezione che ha realizzato Virgil prima di lasciarci. Questo pezzo è veramente una bomba, è appunto uno dei pezzi più iconici che ha realizzato Virgil ultimamente, prima che insomma non fosse più tra noi. E l'ha anche indossata Travis Scott l'anno scorso a Rolling Loud questa. Abbiamo la pelle martellata di altissima qualità, vedete qua ci sta, si vede il degradé dell'aerografo. Un ricamo con la scritta Louis Vuitton, tipo con un graffito, tutta ricamata a mano, vedete? Su questa manica destra, l'omino qua, tipo quello delle uscite d'emergenza, anche questo è ricamato, ci sono più strati di pelle, che tra l'altro ci sta la L e la V, non so se l'avete notato. Il colletto ha un altro degradé di un altro colore, l'interno è tutto imbottito in questo color menta, la roba. E sul retro, appunto, ulteriore ricamo, ulteriore patch ricamato enorme con questa pantera, con i loghi e appunto l'iniziale Louis Vuitton. Anche qua pesa una marea sta giacca, tenerla così mi fa male il braccio, è veramente una bomba, penso uno dei pezzi di qualità più alta che abbia mai posseduto. Il fit anche è una bomba, bello boxy, largo e corto, cioè la pelle c'è una qualità assurda. La zip ha due cursori, molto comoda, e appunto all'interno, vabbè, qua c'è un'altra tasca e anche un'altra qua, e all'interno qua c'è stata la tag di Louis Vuitton con la scritta sotto Amen Break, che è il titolo di questa collezione appunto della sfilata di cui faceva parte questa giacca di pelle, che tra l'altro costava anche una fucilata, penso di non aver mai speso così tanto su un pezzo singolo, però questo secondo me è un capo per gli archivi sicuramente.
perché non è mai stato fatto un pezzo del genere da Louis Vuitton durante, diciamo, la direzione creativa di Virgil. Madonna quanto pesa. Questo è, tra l'altro, non mi ricordo se è Made in Italy o Made in France. No, Made in Italy. E ho preso io una taglia 46. Vedete qua l'azzurrino, il degradé. Veramente una bomba. Sempre parlando poi di Louis Vuitton, fatemi sapere innanzitutto che ne pensate di questo pezzo. Ma io sfortunatamente nei giorni scorsi non sono riuscito a farvi un video per YouTube, quindi orizzontale, ma ho fatto video per TikTok, non so se mi segui su TikTok, e video anche per Instagram, ovviamente, nelle stories. Non sono riuscito a fare un video per YouTube, però, appunto, essendo stata l'ultima sfilata di Louis Vuitton, ho qui con me i goodies della sfilata, i gadget, ovvero i cuscini, 8 perché era l'ottava collezione disegnata Virgil. Poi ci sta la data, la location, 20 gennaio 2022, Parigi, collezione autunno-inverno 2022. Questi erano i cuscini in cui ora ne seduto sugli spalti la sfilata, potevi portare a casa. E poi, oltre ai cuscini, non so se avete già visto su Instagram, questo è l'invito, che è una bomba. Qua ritorna al tema del degradé, anche qui sulla scatola. L'otto, appunto, l'ottava collezione Virgil. E questo era il gadget, che è praticamente un gioco fatto tipo in maniera, potremmo dire, artigianale, con il plexiglass tutto con il monogram. Ecco, in realtà deve stare così, ovviamente, con il monogram dritto. E poi è un gioco praticamente fatto in legno, praticamente realizzato a mano. Uno dei giochi fatti in legno negli anni 50. E ci stanno i due picchi con le molle che scendono sulla bandiera, tra virgolette. Che poi effettivamente non capisco la connessione di questo gadget con la sfilata, però non lo so, penso che in qualche modo fosse connesso, però non sono riuscito a captare, diciamo, la connessione. Però ovviamente un gadget figo da avere a casa, come quasi tutti quelli delle sfilate di Louis Vuitton. Ricorderete quella specie di pupazzetto gonfiabile nella scatola a forma di container, oppure l'aereo a elica, o ancora prima l'orologio che mi hanno dato, quello che andava all'indietro. E questa da esporre a casa è veramente un bel pezzo, anche perché questa è l'ultima sfilata, l'ultima collezione disegnata da Virgil in persona, quindi un bel pezzo in sua memoria. Sono veramente contento di averci e di essere stato ovviamente alla sfilata in presenza. Ora levo la bustina. Tra l'altro fatemi sapere nei commenti se domani copierete una delle mie heavyweight hoodies, in quale colorazione. Vi ricordo esce la sky blu, la powder white e la nera stock. Trovate il link anche in descrizione, scrivetemelo nei commenti poi quale vi piace più di colorway. Poi adesso mi sono arrivate da Paciotti, ricordate, il brand italiano, è stato fatto un'opera di rebranding. Qua c'è tra l'altro una bella show bag. Sta un nuovo design team che devo dire non sta facendo bene le cose. Mi hanno mandato questo paio di sneakers che sono made in Italy. Ovviamente la shape ricorda un Air Force. Con un dettaglio, qua ho il pugnale in metallo verniciato opaco bianco, che devo dire è un bel dettaglio. E poi c'è anche qua piccolino sul retro la suola, che è molto leggera pur essendo molto, molto spessa, molto alta. E poi il dettaglio più grande che differenzia da altri sneakers è questa squirt, questa punta quadrata, che non si vede molto spesso, però con gli ultimi trend degli ultimi 2-3 anni, ad esempio Bottega Veneta ha fatto molte, molte scarpe con la punta così, e anche Prada, insomma, sta tornando in voga, almeno nel mondo dell'high fashion. La pelle è parecchio, è una bellissima qualità, molto, molto burrosa, è tutta martellata. Queste, se non erro, escono a un prezzo al consumatore di 270-280 euro. Comunque potete trovarle sul loro sito. Quindi ringrazio il team di Paciotti per questo gift. Devo dire che è fatta molto bene. Poi magari vedrete uno qualche story on fit, quindi indossato, sul mio Instagram. Fatemi sapere anche qua nei commenti cosa ne pensate. All white, decisamente molto facile indossare in questa colorway tutta bianca. Ultimo, ma non meno importante, anche se passiamo a un'altra, non siamo più nel fashion. A Parigi io e Benny siamo capitati, abbiamo trovato una libreria giapponese con quasi solo libri giapponesi. Io ho preso questo Groundwork Book di Evangelion 1.0, quindi il primo film dei più recenti, con tutti i disegni, con dentro lo storyboard disegnato a mano. Vedete, qua c'è il combattimento del primo angelo contro, cioè l'Eva 01 contro il primo angelo,
ed è veramente una bomba. Cioè, sono tutti disegni a mano ed è, cioè, è veramente fantastico. Non avevo mai trovato in Italia questo libro, e da fan ovviamente di, qua c'è Ray, da fan di Evangelion non potevo lasciarmi, mi salato al telefono che urla, da fan di Evangelion non potevo lasciarmelo scappare, che è veramente veramente una bomba. E spero di riuscire a acquistare anche, insomma, quelli dopo, perché dovrebbero averli fatti anche per gli altri, le 3D film. Non so se quello del 4.0 è ancora uscito di libro. Poi ho trovato questa chicca, vabbè, quella italiana ovviamente ce l'ho tutti. Questo però è l'ultimo numero, che non sta nello shonen, non mi ricordo se viene pubblicato nello shonen jump, insomma, non sta nella raccolta di che escono settimanalmente tutti i manga stampati assieme, ma questo è proprio l'ultimo volume in giapponese di Attack on Titan, il 34, infatti. Sicuramente da comprare, perché, insomma, ovviamente quello italiano ce l'ho, però avere l'ultimo volume di una delle saghe di manga, secondo me, migliori dell'ultimo decennio almeno, era da fare, era da coppare. Devo dire la verità, c'è pure uno special book, Short Stories, The Beginning. Vedete, sono riduri legati, questo mi sa lo lascio addirittura nel cellophane, che non si sa mai, anche perché c'ho già quello in italiano, il 34 in italiano. Quindi questi erano altri acquisti, diciamo, una versione sul tema, non proprio fashion, però sapete che i manga e gli anime, insomma, sono un'altra mia passione, infatti non vedo l'ora di tornare in Giappone. A questo punto direi che è tutto, fatemi sapere che ne pensate di tutte le cose che vi ho fatto vedere in questo unboxing. Spero domani vi connetterete per coppare le ultime Heavy Weight Hoodies di Garment, e direi che per oggi è tutto. Grazie per essere stati con me sul mio canale, e a presto, ciao ciao.